principale che ci è sembrato utile mettere sul tavolo è quello del rischio geopolitico, che è sicuramente un rischio non nuovo, ma che si sta manifestando in modo molto più significativo, con una maggiore rapidità, maggiore frequenza. Ed è un rischio che si sta dimostrando un rischio che porta a una frammentazione in realtà anche delle attività delle imprese. Quindi la value chain complessiva delle imprese non può essere più pensata secondo le logiche di qualche anno fa, ma deve essere pensata nell'ambito di questo nuovo quadro geopolitico. Nel report di KPMG emerge un dato molto rilevante: la difficoltà delle imprese di identificare le priorità lungo le quali effettuare anche degli investimenti. Ci sembrava utile proporre come riflessione la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'impresa, rafforzare la funzione di pianificazione strategica, perché è sempre più importante avere una funzione che riesce a intercettare i cambiamenti rapidi, frequenti, e a tradurli in modifiche al piano impresa. Il mio takeaway principale riguarda il capitale umano, quindi riguarda le competenze, la necessità di investire in competenze, in capitale umano. Ovviamente investire in competenze, in capitale umano vuol dire anche fare scelte a livello di sistema paese, ma anche nel micro, nelle imprese, vuol dire investire nell'upskilling, nel reskilling, nello sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo che permetta di fare emergere l'innovazione, quindi anche ripensare modelli organizzativi che devono essere più orizzontali e non gerarchici.